We make the streams louder. E beh, ragazzi, sono Joy, ragazzi, finalmente. Oh, cioè, non so se finalmente anche per voi, ma comunque, ragazzi, sono tornato su Old Gen. Let's fucking go! Perché tutti quelli che hanno 360, aggiungete benissimo Joy, mi chiamo così, il nome è davvero bellissimo su 360, aggiungete Joy, con due ovviamente, e per giocare con me, soprattutto, voglio trickshotter abbastanza attivi per far soprattutto tipo 9v9 trickshotti. Oh mio Dio, quanto mi mancava Black Ops 2 per fare queste cose qua. Quanto mi mancava Black Ops 2 per tirare sti C4. Ragazzi, se siete dei fan davvero, diciamo, veterani del canale di Joe, sapete che, tipo, tutte le volte che giocavo su DCT, su Black Ops 2, lanciavo C4 a go-go e, tipo, molti mi insultavano. Madonna, però non so più davvero giocare, ragazzi. Cioè, io davvero non so più giocare. Oddio, cosa? Oddio, pensavo ci fosse la scivolata ancora. Cos'è sto salto? Aiuto. No, vabbè, ma sei un cancro, eh. E dicevo, aggiungetemi che su Black Ops 3 online, su PS4, non si può fare ormai 9v9 trickshotting per il fatto dell'errore interfaccia che dà quando vai a giocare con tanti giocatori, perché dà sempre questo errore interfaccia. Ma su 360 invece si può fare benissimo, quindi aggiungetemi benissimo che cercherò di registrare sto 9v9 trickshotting su Bio2. Comunque, ragazzi, un bel po' di tempo fa, avevo fatto sul mio canale la mia sbronza peggiore, la mia sbronza più grande, non mi ricordo come avevo chiamato il titolo, dove parlavo di sta sbronza che mi ero ubriacato al matrimonio di mia cugina e avevo vomitato là davanti a tutti. Il link in descrizione, andatela a vedere. Questa qua è la premessa, perché questo video è un'altra sbronza che ho fatto, però non a un matrimonio ma in discoteca. E questa, secondo me, è andata anche peggio. Comunque, adesso nel video ve ne parlerò. Ma questo gioco mi mancava, ma i cancri sono rimasti, ma sono rimasti. Se vedete, c'è anche Vrat che gioca. Ah, poi, ragazzi, volevo intanto ringraziarvi per i 19-18.000 iscritti che l'ho raggiunti in 3 giorni, praticamente. Dai 18-19.000 ci ho messo 3 giorni, neanche 2 forse. E volevo ringraziarvi. E, ragazzi, ci stiamo avvicinando a uno dei traguardi che più aspettavo in questo periodo, che sono il traguardo dei 20.000 iscritti. Io avevo detto in delle fact time che, secondo me, oddio, potevo fare collateral ed era tipo una triple feed. Davvero bello, il gioco che si eccita per i triple feed. Per 20.000 iscritti, ragazzi, farò 2 speciali. Uno è un montaggio con tutte le mie best clip in assoluto, le clip migliori che ho editato in tutta la mia vita, sia su Black Ops 3, Black Ops 2, Ghost, AV, tutti i trick più belli in assoluto. Molti l'avrete già visti, però comunque vabbè. Ci saranno anche trick presi dal montaggio di 5.000 iscritti che si chiama Afrodite. Spero che comunque non vi dispiace vedere clip che ho già utilizzato, ma comunque quel montaggio l'avevo fatto uscire a 5.000 iscritti. E adesso siamo a 15.000 iscritti in più, quindi praticamente c'è. Ok, ragazzi, sono al last su Black Ops 3-2, oh mio Dio. Vai, vediamo cosa so fare. Ecco, qua già lì sta sopra, non mi viene. Cioè, ragazzi, poi vi faccio vedere quanto sono impedito su sto gioco. Bello, davvero bello. Davvero bello, perché io ve lo giuro, sono abituato ormai a saltare e continuare a saltare. Vabbè, ragazzi, oddio, pensavo che l'avessi settato. Let's go! Tra l'altro, ragazzi, scusate se siamo già a più di metà video, ma non ho ancora parlato di niente della storiella, perché comunque siamo su Old Gen, su Black Ops 2, come avete visto, e molti avrebbero fatto un video a parte, perché tra l'altro adesso tutti quanti stanno facendo un video Ritorno alle origini, COD 4, oh mio Dio! Boh, vabbè, ma comunque, volevo farci un video a parte su Black Ops 2, tipo ritorno su multicod, però alla fine ho deciso di fare un unico video dove spiego, parlo un po' sul ritorno multicod, quindi aggiungetemi Joe, e poi la storiella, quindi unire insieme il video. Comunque, ragazzi, non ho ancora detto l'altro speciale dei 20.000 iscritti, che, ragazzi, voglio adesso in questo video 2.000 like, mettete adesso, fermatevi, mettete il like adesso, perché lo speciale, ragazzi, 2.000 tra l'altro sono pochi, ne voglio 2.500, lo speciale dei 20.000 iscritti, ragazzi, è la cosa più assurda che vedrete in tutta la vostra vita sul mio canale. Ogni morte, una striscia depilatoria con una ragazza che vedrete, una ragazza abbastanza caruccia, davvero caruccia, ci sta. E questa ragazza, mentre io gioco, ogni volta che muoio, prende le strisce depilatorie, me le mette e zac! Arca troia, il bello che la vedete qua, tipo piegata mentre fa le strisce depilatorie, mentre piegata io faccio tipo così e let's go. Poi, vabbè, al limite nel video ci scapperà un motorbot sicuro. Mentre sul canale di Xvideos ci metterò la parte, diciamo, che non posso caricare su YouTube. Vabbè, ragazzi, partiamo con la storiella. Allora, in pratica, io non sono un tipo da discoteca. Cioè, aspetta, ok. Io non sono un tipo da discoteca. A me proprio non piace andare in discoteca, perché
Oh, però l'ho ucciso quello, eh. Non mi piace andare tantissimo in discoteca perché, boh, preferisco passare una serata al cinema, una serata a giocare a biliardo, una serata, boh, a divertirmi, andare a bere qualcosa, ma non in discoteca perché c'è casino e devi aspettare, devi stare in coda fuori per entrare e, insomma, è una sbatta incredibile andare in discoteca. Però, comunque, ragazzi, se proprio devo andare in discoteca, preferisco... Oh, l'ho ucciso! Cosa? La suicida assistita, ha sparato al mio C4 che gli ho lanciato. Grande George. Dicevo però che se comunque devo per forza andare in discoteca, preferisco spendere, oddio, preferisco spendere un bel po' di soldini e fare una serata della Madonna, al posto che spendere quei 20 euro del cazzo, andarci ogni sabato e fare tipo prendere il tavolo e la boccia da bere e basta. E infatti quella volta, ragazzi, ero andato con mio fratello Luca, che ha 22 anni ed è no. Cosa fa quel porco? Oddio, ma lo uccide, cosa? Quanto faceva schifo! E sono andato con mio fratello che è di 22 anni, con mia sorella e mio cognato, esatto, mio cognato, perché mia sorella si è sposata, però in quel tempo non era ancora cognato, cioè non erano ancora sposati, ma comunque siamo andati noi tre e tutta la compagnia di mio fratello, che sono tipo 20 persone, eravamo. Oddio, no, non ce l'ho fatta. Eravamo più o meno 20 persone in discoteca qui in sta zona dove abito io. Quella sera, ragazzi, avevo speso 35 euro. 35 io e altri. Mentre chi, ragazzi, voleva prendere tipo avevamo anche preso tipo le bocce, non le bocce, le bottiglie di Dom Perignon e di Moët. Che il Dom Perignon e il Moët sono tipo due dei migliori champagne, tipo, che vi potete mai trovare in discoteca. A me doveva prendere, eravamo in tre sopra, chi doveva prendere? A me, let's go! E vabbè, dicevo, ragazzi, siamo andati lì in discoteca, entriamo, eravamo un bel po' di... Tra l'altro ci sono... Adesso vi faccio vedere due foto garucce, la prima quando eravamo appena entrati, che è questa, la seconda quando già avevo bevuto un sacco e stavo ballando sul palo con mio fratello e mia sorella, una ragazza che si era imbucata lì a caso. Tra l'altro, spendendo così tanto, non è che rintufolati, eravamo andati a prendere il privé perché abbiamo pagato un sacco, eravamo tantissimi, abbiamo pagato i 35-50 euro a testa, abbiamo preso il privé e vi dico cosa avevamo da bere, ragazzi, vi dico cosa avevamo da bere. Avevamo, oh mio Dio, ancora se ci penso mi riviene da vomitare come quel giorno. Abbiamo preso 4 bottiglie di Belvedere da 6 litri, quindi sono bottiglie così da 6 litri di vodka. Poi sono arrivate 2 bottiglie di Dom Perignon, 2 di Moët, che sono tanto, e io in teoria non potevo berle, però comunque ero l'unico 17enne tra tutti quei 23, 24enni, e quindi diciamo un po' la mascotte, tutti, dai Joe, bevi, bevi, e io, dai, bevo, bevo, e poi mi sono ubriacato e sono morto praticamente. Tra l'altro non so se sapete come funziona in discoteca, ma quando andate a bere, in pratica vi portano, almeno nei privé, vi portano le bottiglie di vodka, le Red Bull, la Lemon, diciamo tutti gli abbinamenti per fare il drink, e ve lo fate voi direttamente. Io mi sono fatto un drink, me ne sono fatto un altro, me ne sono fatto un altro, poi era finita la vodka, perché la vodka non mi arriva tutta di botto, ma vi arriva diciamo a step, tipo a mezzanotte e mezzo era arrivato il primo step, poi alle 2 il secondo, l'altro non me lo ricordo perché sono tipo morto e ciao. Tra l'altro al secondo step per le 2, quando è arrivato la seconda bottiglia di Belvedere, mi hanno detto, oh Joe, alza, e alcuni erano sul cu a ballare e mi fanno, oh Joe, apri la bocca, io li guardo, quelli sopra di me, apro la bocca, così, ah, e tipo cosa fanno loro? Questo vabbè mi ha fatto triple feed perché stavo aprendo la bocca. Ma hanno versato la vodka, io bevevo, 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 ragazzi, era fortissima, ve lo giuro, e stavo anche svenendo, cioè non svenendo, tipo mi era andata quasi di traverso, perché immaginatevi voi che vi arriva la vodka in gola direttamente, che dovete berla in continuazione, perché sennò vi bagnate tutti, vi sbrodolate. Bom, doppia di C4, let's go. Madonna, Joey fa kill di C4, switch e le fa di pistola. Grande Joey, sembra un tumore di merda. Boom! E ragazzi, il bello è che dentro il privé si poteva anche fumare, quindi io bevevo e fumavo tranquillamente come se fossi un porco. E a un certo punto, ragazzi, io mi sentivo bene. E quello è il fatto, io mi sentivo benissimo. Cioè, nel senso, non mi sentivo bene perché comunque mi girava la testa tantissimo, ma comunque non mi veniva da vomitare. Però mia sorella Silvia doveva andare in bagno, sapete come fanno le ragazze? Oh, andiamo in bagno, andiamo in bagno! E io, mia sorella non sapeva chi chiedere e non capisco perché ha chiesto a me, ma comunque ha chiesto a me. Siamo andati io, lei e il fidanzato in bagno, ovviamente lei in quello dei maschi, io in quello delle donne, perché c'ho la vagina, che schifo il cazzo. Vabbè, andiamo in bagno e a un certo punto, ragazzi, questa cosa io non me la ricordo, non me la ricordo, ragazzi, me l'ha raccontata il mio cognato che era lì presente con me. E vabbè, esplodo. E vabbè, esplodo.
E due, dio cane. Pratica, io ero di fianco al lavandino perché, oh mio dio, mio dio, mio dio, morto, morto, morto. Again, again, voglio la mob, morto. E ero di fianco al lavandino perché dovevo lavarmi la faccia. E a un certo punto vedo che c'era questo ragazzo qua. Ripeto, questa cosa io non me la ricordo assolutamente, me l'ha raccontata mio cognato. C'era lì questo ragazzo qua che non si sentiva bene. Gli faccio, ma, oi, saccio, ma ti andavo a vomitare? E mi fa, sì. E io gli ho detto, cioè, quando mi ha detto, quando Lucio mi ha detto sta cosa, io ho detto, non è vero, non è vero, non è vero. Perché tra l'altro mi ha detto anche che questo qua era uno pompato, cioè, tranquillo, oh, preso, let's go. E gli faccio, guarda, se ti viene la saliva in bocca, sputala, perché se ti, se la ingoi ti viene ancora di più da vomitare. Fidati che io ho studiato vomitologia, mi sono laureato. Cosa? Cosa gli ho detto? Perché, figa? Perché? Perché? Ma la cosa più assurda, ragazzi, è che dopo avergli detto quella cosa, cosa ho fatto nel lavandino? Cosa ho fatto? Ho vomitato. Davanti a lui, ragazzi, ho iniziato a vomitare. Tra l'altro vomitavo verde, non so perché, vomitavo verde, non so cosa aveva fatto mia mamma da mangiare, ma vomitavo verde davanti, di fianco a lui. Cioè, gli ho detto, oh, stai attento a non vomitare. Oddio, per poco non lo evitavo ed era bruttissimo, ma brutto brutto. E lì, ragazzi, è stato l'inizio della vomitata. Lì basta, ho iniziato lì e ho finito, boh, a casa praticamente. In pratica lì ho iniziato, poi Silvia, cioè Lucio ha avvisato. Oh, però era bello questo, Sto iniziando a tricare bene. Silvia e Lucio ha avvisato Silvia, Silvia mi ha preso, siamo andati fuori. E mi ricordo che quando eravamo fuori, ragazzi, cioè io non mi reggevo in piedi. Comunque poi mi hanno portato fuori, non mi reggevo in piedi. Mi mettevano, cioè proprio mi ricordo questa scena di questo qua, un amico di mio fratello, che mi metteva le dita in gola per farmi vomitare. Per farmi vomitare, cioè. E lui, lì è l'ultima cosa che mi ricordo. Perché poi, non so perché, ma mi sono dimenticato. Cioè non è che mi sono dimenticato tutto, non mi ricordo nient'altro. Qualche brutta cosa, figa, non c'ho più per niente un cazzo di timing su sto gioco, purtroppo. E ragazzi, io mi ricordo, l'ultima cosa che mi ricordo è che mi sono svegliato in mutande in camera mia. Cioè, questa è proprio l'ultima cosa che mi ricordo. Poi a pranzo, ovviamente, l'hanno detto a mia mamma, che era lì, che eravamo tutti lì a pranzare insieme. Mamma, ora che gioco a vomitare, bla 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 bla. Mi hanno preso per il culo tutti quanti. Qua mi stunnano. Qua mi ristunnano. No, non è vero. Non è vero, porca troia. Non è vero! Dai, ma dimmi quanto è triste la tua vita, per favore, me lo puoi dire? Dimmelo! E allora, ragazzi, questa è la storia della mia sbronza peggiore, la mia seconda, non so come lo chiamerò, penso tipo ubriacarsi fino a vomitare in discoteca. E poi comunque sono tornato a casa, mi hanno, diciamo, mi hanno messo a letto. Tra l'altro la mattina mi sono svegliato, ho visto i vestiti campioni di vomito, mio Dio, che schifo. Tra l'altro in descrizione, ragazzi, troverete il link del primo episodio di, diciamo, di questa cosa, diciamo, il primo episodio che sarebbe la mia sbronza peggiore, che era una storia successa a un matrimonio, andate a vedere che fa sguardo da ridere. E allora, ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, che non vi abbia annoiato più di tanto. Da George è tutto, se è...